Cari amiche e cari amici, la pretesa genuina, potremmo dire, del Dharma indù non è una specie di sincretismo, anche se spesso, come sappiamo ad esempio nei fenomeni New Age in particolare, ma quella è l'incarnazione della falsità, tutti questi fenomeni, no? Il Reiki, l'induismo interpretato nel New Age e così via. Ma in realtà gli Hindu e il loro concetto di Dharma non è affatto un concetto legato al sincretismo, ma è la voce della cattolicità, se per cattolico intendiamo universale. Dunque, il Dharma indù è proprio una manifestazione di universalità. È proprio questo dinamismo insito nel Dharma esistenziale indù che porta a sublimare le credenze e tende proprio a superare ogni esclusivismo particolare, ma senza mai negare all'individuo il diritto di seguire le sue pratiche religiose. Questo è un aspetto straordinario del concetto di Dharma legato all'India. E allo stesso modo, quando il cristianesimo afferma che Cristo è Dio, che la felicità è il cielo, che la perfezione è l'unione con Dio, perfino che la verità è il logos, non pone limiti a queste verità. Cerca di dare a queste verità, Cristo come Dio, felicità come cielo, perfezione, unione con Dio, verità, logos. Cerca di dare a queste verità un contenuto vivente, un senso reale, proprio per impedire che degenerino in aspirazioni vaghe, in aspirazioni astratte, che ciascun individuo può interpretare in maniera idiosincratica o in qualche forma di sincretismo, esattamente come nella New Age, dove ciascuno, la New Age è il regno del Dio cazzi miei, no? Ognuno interpreta la religione, come cazzo gli pare. Perché la caratteristica proprio della New Age è essere antitradizione. La tradizione propone e ha come caratteristica la gerarchia. C'è un maestro in India, ci sono gli allievi e c'è una gerarchia precisa. Se voi entrate in un ashram, ma io ne so anche questo degli Hare Krishna, potete vedere c'è una gerarchia precisa. Se andate in un monastero buddista, c'è una gerarchia precisa. In un monastero cattolico c'è una gerarchia precisa e così via. Perché dove c'è tradizione c'è gerarchia, c'è riferimento a testi sacri tramandati e non c'è alcun tipo di contatto con il Dio cazzi miei, che invece è il Dio che domina la New Age, per cui tutto si interpreta come cazzo mi pare. Quello è il Dio cazzi miei. E allora noi vediamo che il principio del Dharma indù e anche il concetto, come diceva ad esempio di Cristiano, che la verità è il logos, no, non pongono limiti a queste verità, cioè gli vogliono dare un contenuto definito e vivente, proprio per impedire che vengano mischiate ad esempio nel blob della New Age, dove ognuno fa di testa sua e interpreta come vuole. Nell'induismo, per esempio, il concetto di Satchitananda Brahman, la realtà del Brahman caratterizzato da conoscenza, beatitudine e eternità, no? Ecco,
Questa è una forma impersonale, un concetto impersonale, il Satchitananda Brahman. Un concetto che diventa persona, diventa personaggio mitico e prende corpo, potremmo dire, nella figura di Shiva o di Krishna o di Kali, che diventano personificazioni del Satchitananda Brahman, del questo aspetto impersonale dell'universo. E però tutto il percorso dei vari tipi di yoga verso la meta, che è il luogo, tra virgolette, di questa stessa verità, di questa stessa perfezione e beatitudine, e sono percorsi legati alla tradizione, anche se il mistero resta ineffabile, se la realtà ultima può essere sperimentata e compresa solamente da chi ne ha fatto esperienza. E così, anche se l'indù e il cristiano considerano in modo diverso le personificazioni del Satchitananda Brahman, le personificazioni della Shakti, le personificazioni, potremmo dire in chiave cristiana, dello Spirito Santo, sia il cristiano che l'indù, attraverso un percorso, una disciplina precisa, si dirige verso quella meta e la desiderano ognuno a suo modo e la invocano ognuno a suo modo e all'interno della propria tradizione. E tutte e due, sia un indù che un cristiano, riconoscono che la cattolicità, intesa, ripeto, non come istituzione della Chiesa Cattolica, ma la cattolicità come suo significato etimologico, cioè la cattolicità come universalità. E quindi ecco, allora possiamo dire che l'induismo e il cristianesimo riconoscono questa cattolicità, questa universalità, questa apertura e perfezione in un percorso preciso, che non vuol dire indeterminatezza o fare di testa propria. Non è una semplice intenzione puramente astratta. Un dogma cristiano, un principio indù, non sono idoli. Non sono neanche limitazioni di fede, come si può pensare, soprattutto quando si ascolta la parola dogma, perché spesso non si sa bene il significato, il concetto di dogma nell'ambito del cattolicesimo, perché il dogma cristiano o un principio indù non sono altro che espressioni, dei canali attraverso i quali il fedele può raggiungere il mistero. Sono sentieri, non sono la meta, e sono i sentieri attraverso i quali si procede per raggiungere la pienezza. E in questo percorso il cristiano accoglie con gioia il sacrificio come sacrum facere, fare qualcosa di sacro. Quello è il sacrificio cristiano. E l'induista in questo percorso entra nell'essenza del Sanatana Dharma e quindi comprende il senso non solo della sua vita, ma proprio il mistero dell'esistenza stessa. E allora questi sono tutti i piani dove si possono incontrare cristiani induisti. Il Cristo, ricordiamoci, che non appartiene al cristianesimo, appartiene solamente al Padre. E il Cristo appartiene al Padre, il Padre ci ama, e quindi il Cristo appartiene a tutti noi, sotto forma di compassione. E non si può racchiudere il concetto di coscienza cristica in una specifica istituzione, magari nella Chiesa Cattolica o in una qualsiasi Chiesa cristiana.
Bisogna mettersi in testa che cristianesimo e induismo esprimono entrambi la credenza nel mistero, ma in modi diversi. Non solo, ma si addentrano nel mistero e vi si immergono, lo sperimentano, anche se in modi diversi. L'induismo sembra dire: proprio perché siamo tutti uguali restiamo separati, perché in un'ultima analisi noi in realtà già siamo uno e quindi possiamo semplicemente coesistere senza cercare di raggiungere una unità visibile o senza fare forzature tra i nostri religiosi, perché già siamo uno, già siamo lo stesso oceano. E la sola differenza è che in questo oceano voi siete una corrente di questo oceano, un'onda di questo oceano, e noi siamo una corrente sempre di questo oceano e sempre un'onda diversa dalla vostra, ma che apparteniamo allo stesso oceano. Questa è la prospettiva indù. Poiché esiste già l'unità, non ci preoccupiamo della separazione, perché è solo apparenza, è maya la separazione. E il cristianesimo potrebbe rispondere a questo punto, anzi risponderebbe così: poiché in ultima analisi noi siamo tutti uguali e le differenze tra le nostre religioni appartengono all'ambito della contingenza, cerchiamo di andare oltre quello che ci separa come esseri umani. Perché questa separazione, nonostante lo sviluppo storico molto differente dell'Oriente e dell'Occidente, non è necessaria. E allora abbracciamoci e poniamo fine alla nostra separazione. Svegliamo così la nostra unità profonda. E se sussiste qualche differenza, questa sparirà. Come si equilibra il livello del liquido in due vasi comunicanti, no? Quindi ci sono due prospettive diverse, ma costruttive in realtà. Costruttive, se l'induista dice già siamo uno e quindi manteniamo la nostra diversità, perché già siamo uno, la diversità è apparente, quindi non ci poniamo troppo il problema, mentre il cristiano dice no, cerchiamo di superarla, però ci vuole appunto apertura. Il cristianesimo vuole essere fondamentalmente cattolico, cioè universale. Ripeto, non pensare subito alla Chiesa cattolica. Cattolico nel senso di universale. Anche un protestante vuole essere cattolico in questo senso, perché vorrebbe portare Cristo a tutto il mondo. E dunque il cristianesimo vuole essere cattolico, ma non sarà completamente cattolico finché l'unità non sarà realizzata. E l'errore è confondere l'armonia religiosa con l'unità delle religioni. Perché molti cristiani vorrebbero l'unità delle religioni e quindi riconoscersi tutti in Gesù. E invece quello che dobbiamo fare è creare un'armonia tra religioni, mantenendo la diversità, ma si può lo stesso camminare insieme. Perché non siamo monadi autosufficienti, ma siamo diversi aspetti della stessa religiosità. È scritto nel Vangelo che tutti siano uno. Ecco quello che spinge i cristiani a realizzare l'unità, che però, specifichiamo, non vuol dire uniformità, perché il cristianesimo non cerca più di assimilare e dominare come voleva un tempo, non cerca più di distruggere le altre culture, ma soltanto di condividere, nel caso dell'induismo, la medesima ispirazione all'armonia. Anche se gli indiani, ovviamente, per come sono andate molte vicende storiche, hanno molti sospetti e mettono un po' le mani avanti rispetto a questo nuovo atteggiamento dei cristiani. Ma è un ragionamento complesso che svilupperemo in un altro video. Per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.